in relazione a quest'ultimo discorso, vorrei introdurre parlare sì un po' con te di questo fatto della voce femminile. Cioè, se in poesia noi possiamo parlare, se esiste come concetto, se tu lo riconosci e lo vedi, poesia al femminile, come se ci fosse una specificità, una particolarità di voce delle donne, e come ti rapporti con il fatto che questa voce sia stata nel passato e come è stata realizzata. Io faccio molta fatica a fare questo discorso perché non riesco a fare delle vere distinzioni. Secondo me ci sono delle voci, che siano femminili o maschili, mi può interessare per certi aspetti, ma non credo che sia fondamentale per poi mettersi in ascolto di quella voce. È chiaro che la voce femminile ha bisogno di emergere più spesso, questo sicuramente, perché nel passato questo non è stato, però ciò non vuol dire che debba cercarsi delle nicchie. Non amo molto la poesia al femminile o dichiararsi poetesse in quanto donne o con una rivendicazione. Esatto, mi sembra anzi che in questo modo si accresca ancora di più una separazione che in realtà secondo me non c'è. Per questo ti dico che mi interessa molto di più la qualità delle voci piuttosto che il genere delle voci, che per me è un aspetto totalmente secondario. Poi è possibile forse ritrovare degli aspetti comuni, perché ovviamente la società crea delle condizioni diverse, anche percettive, tra il genere maschile e il genere femminile, però non credo che siano così interessanti. Mi interessa molto di più la qualità del ritmo. Tornare al testo. Sì, esatto. Molto di più il testo piuttosto che sapere il genere. E perché è stato scritto e perché quell'identità lì ha prodotto. A livello storico è molto interessante, però a livello poetico, nel vero senso della parola, a livello creativo, interessa molto. Certo. Quindi proprio rimanendo al testo, faccio riferimento a due donne, però appunto rimanendo al testo, direi di fare un doppio, forse triplice domanda, nel senso che ti sto per dire. Prima avevi accennato all'aspetto teatrale, che mi sembra valga la pena, anche perché insomma sei una conoscitrice dell'argomento, penso valga la pena, dicevo, che tu ti spiegassi insomma qualcosa rispetto alla tua relazione col teatro, e soprattutto una domanda che abbiamo fatto ad altri poeti, perché ci sembra essere un po' una possibile caratteristica di molti poeti contemporanei, cioè il fatto di far interagire arti diverse. Quindi abbiamo visto la poesia relazionarsi con la fotografia, abbiamo visto la poesia relazionarsi con la musica, musica intesa non solo per musicalità ma proprio come musica, abbiamo visto la poesia relazionarsi con altri tipi insomma di arti. Volevamo sapere in che misura e in che modo soprattutto anche la poesia, rimanendo pur diciamo l'aspetto dominante, l'arte dominante,
come dicevo, la tua poesia si rapporti magari col teatro o con altre forme d'arte, ma tu appunto parlavi di una voce, una scrittura che è inscindibile con la vocalità, no? Quindi chissà, forse ci può essere una relazione anche col teatro in questo senso. E dicevo, parlare di due donne, pensavo in particolare, vabbè, oltre a Amelia Rosselli, che di cui hai già parlato, anche a Mariangela Gualtieri, in cui il rapporto col teatro è stretto. Quindi se tu potessi spendere qualche parola appunto su questa relazione col teatro, penso sì. Grazie. Più che commistione tra le arti, penso che, almeno per quanto mi riguarda, sia un non porsi dei confini. Per cui okay, la scrittura è il simbolo di qualcosa che però appartiene anche a molto altro. Per quanto riguarda il teatro, a me piace sempre ricordare una cosa che ha scritto Claudio Morganti, in questo finto manualetto per attori e spettatori che si chiama Il metodo Morgantief, dove lui in uno di questi esercizi, che sono quasi delle allegorie, dice prendete una sera d'estate, siete su un prato e guardate le stelle. Il meraviglioso spettacolo delle stelle è lo spettacolo. La vaga sensazione che ci sia qualcosa di profondamente inutile nella loro presenza è il teatro. Questo secondo me è fondamentale, anche per la poesia. Quello che lui chiama teatro è chiaramente la sostanza dell'arte in generale, che per il teatro è ancora più palpabile, perché come sappiamo è qualcosa che non possiamo mai registrare. Ci rimane, sono grandi apparati spettacolari e poi magari non esiste niente, non possiamo più recuperarli. E per quanto riguarda la poesia, in maniera forse meno evidente ma altrettanto forte, è la stessa cosa. C'è un apparato formale che nasconde nelle sue pieghe qualcosa di impalpabile e forse profondamente inutile, ed è questo che è un'inutilità di cui abbiamo molto bisogno, no? E posso agganciarmi a questo anche per risponderti alla domanda sulla Mariangela Gualtieri, che io amo molto, ma se c'è qualcosa che posso dire di aver imparato dalla sua poesia e soprattutto dalla sua vocalità, una poesia fatta, deve essere detta, che spesso è anche drammaturgia, la sua idea è quella che la voce in qualche modo attraversi le parole, si faccia attraversare dalle parole e il corpo sia una cassa di risonanza di qualcosa che è stato scritto. E questa, in questo io trovo una profonda leggerezza, non sono lì a dire, ma sono lì a farmi dire, no? Come diceva Carmelo Bene, l'attore è quello che viene agito, non è quello che agisce, sì. A farmi attraversare da questa voce, e questo è molto leggero, molto impalpabile, qualcosa che non resta, ed è questa profonda inutilità di cui abbiamo veramente bisogno. In sorellanza sono gli anni gentili, sono gli anni, indicativi presenti, muscolo lingua che sbava disegni sull'incanto dello stare, dove i muri si incontrano, nel tutto finito e oltre neppure un suono. Il sottoscala non ha porte, non si slacciano i polsi, non chiama nessuno, nessuno muore. Di là ero freschissima e c'era quel non so che dire, non so che dire e come dire sulle torri a sgretolare, a redigere le piccole, precise, piccole, insistenti graduatorie.
Lascio la voce ora, almeno lo stridore, mie peripezie, miei banchi di bagliore, sedimentazioni e tracce, no presenza, no segnalazione. Fossi il limite inutile, l'inganno del confine, fossi l'apertura generosa del valcare, fossi quella generosità del confine a schiudersi, disponibilità infinita dell'accedere, del passare, dell'oltre, del traversare. Potessi sporgermi da tutti i balconi e vedere passare, potessi vedere passare le cose, potessi sapere per caso che cosa, l'oggetto che ha trama speciale, che ha l'intreccio introvabile, lo strappo, introvabile tessitura delle cose perdute.